Oggi, partendo da Sant'Anna di Bernezzo, faremo un giro ad anello che toccherà diverse borgate. Prima della partenza, una visita alla chiesa parrocchiale dedicata a Sant'Anna, risalente al tardo 600, inizio 1700. Fotografie sui muri della ex scuola del secolo scorso. Eccoci in partenza con la nostra guida Germano. Ecco il pilone della Madonna di Piccapietra. Arriviamo in borgata Santum. Eccoci giunti in borgata Porcili. La nostra camminata prosegue in questa oasi di pace fino a raggiungere la borgata Minet. Ecco un grande lavoro di pulizia dei boschi. Questi prati in piena fioritura. Raggiungiamo la borgata Ferrere. In lontananza, sullo sfondo, Cuneo.
Raggiungiamo la borgata Scanavasse, che è una bellissima borgata con le case magnificamente ristrutturate. A Scanavasse i quattro camminatori si fermano per una pausa pranzo. Ammirato il panorama, riprendiamo il nostro cammino. Ecco la cappella Testa che andremo a visitare in seguito. Monte Taiare. La nostra camminata ci porta in borgata Bergia. Un magnifico rosmarino. Il pilone votivo, fatto costruire dagli abitanti di Borgata Bergia nel 1945, per grazia ricevuta. Sullo sfondo Tait Sutan. La nostra passeggiata continua in direzione Cappella Testa. Ecco la cappella di Borgata Testa che si trova nel comune di Rittana. Questa cappella è dedicata al Santissimo Nome di Maria. Tra i rami la borgata Cesana. La nostra camminata prosegue fino ad arrivare al Chabot Pesium, che si trova sullo spartiacque tra la Valle Grana e la Valle Stura. Un bellissimo asfodelo montano. Arriviamo al Pertus del Culet. Camminando in questi boschi pieni di fiori, arriviamo a Prat França, dove possiamo ammirare il monumento dedicato alla Resistenza.
ecco la borgata Prat França. Raggiungiamo la località Fontana Grassa, sullo sfondo la borgata Pilunchan. Ecco le prime genzianelle. Continuando la nostra camminata, arriviamo a Rua da Tressa. Ecco Ted Garin, Borgata Celin, questa è Borgata Budin. Giungiamo così al termine della nostra camminata. Un ringraziamento al nostro amico Germano che ci ha fatto da guida. Un grazie a tutti per la visione e un saluto da Gino, Beppe, Germano e Walter.